What's up YouTube? Eccomi pronto per un nuovo video. Oggi voglio parlarvi del rilevatore di fumo della InSif. L'azienda mi ha contattato per provare e soprattutto installare il suo prodotto e io ne sono contentissimo, anche perché ne ero alla ricerca, visto che a casa ho montato una stufa a legna, quindi molto utile in caso di una perdita di fumo o di un eventuale incendio. Anche se off topic dalle mie solite recensioni, ho voluto provare e installare il rilevatore di fumo InSif e penso che faccia bella figura nel mio salone, con un design sobrio ed elegante, con la sua forma quadrata molto moderna, i 3 cm di spessore che lo rendono il più compatto del mercato e soprattutto con la possibilità di cambiare colore alle scocche in base al colore dell'arredamento. Ora vi faccio vedere come si attiva. Praticamente premo il pulsante monouso, 3 secondi, e fra 10 minuti il rilevatore sarà attivo. E poi c'è la versione con il telecomando, che permette di ricomandare il rilevatore fino a 5 metri di distanza, perfetto per chi ha soffitti alti o per chi ha disabilità fisiche. Ed ora passiamo all'installazione. Con estrema facilità, io utilizzo il kit con la basetta e 2 tasselli da 5 mm per il muro, oppure potrete prendere il kit con l'adesivo. A me, visto che piacciono le cose difficili, uso il trapano e monto la basetta con i 2 tasselli. Ho accettato di fare questa recensione perché il prodotto mi ha convinto fin dall'inizio e poi mi serviva. Ha un'autonomia di 10 anni, è prodotto in Francia e fabbricato in Europa. Per acquistarlo lo potete trovare sul sito manomano.it. Vi metto il link in descrizione. Spero che questa recensione, questo video come sempre, vi sia piaciuto. Un mi piace è gratuito. Commentate. E soprattutto iscrivetevi per nuovi progetti. Grazie per la visione.